Ben arrivati a un nuovo video terminati, detersivi. Ci sono un po' di prodotti, non tantissimi. Sono già nel periodo voglio smaltire il più possibile di quello che ho in casa. Vi ho già raccontato nei mesi passati che sto cercando di terminare il più roba possibile. In realtà diciamo che molte cose erano già a buon punto per terminare, quindi poi mi accanisco solo su quelle finché non le finisco prima di iniziare altri prodotti. Sono molto soddisfatta. Allora, io parlerei molto rapidamente di alcuni prodotti, mentre di altri magari approfondisco un pochettino di più. Primi due prodotti terminati. E questo è stato un colpo al cuore, in particolar modo per quanto riguarda lui, giornata di sole del Bucato di Adele. Questo è un profumo biancheria che, se ormai mi seguite da un po', sapete essere per me il profumatore per biancheria. È fantastico. Io credo che il Bucato di Adele faccia i profumatori per il bucato migliori che io abbia mai provati, e ne ho provati tantissimi. Ma la persistenza che ha lui, cioè che lui che ha in generale i prodotti che producono, difficilmente l'ho trovata. Io in particolar modo amo questo qua, giorno di sole bianco puro. Bianco puro l'ho acquistato, che non è tantissimo, quindi lo sto tenendo lì tipo per le occasioni speciali. Lui è finito. Sono 500 ml di prodotto. Io questo qua mi è durato, ora io non vi voglio dire 2 anni, perché 2 anni no, però 1 annetto e mezzo, ecco, ne basta poco, veramente molto molto poco. E tra il piccolino e il grande, conviene prendere il grande. Se imparate a gestirvelo, sicuramente è un prodotto che vi dura tantissimo. Io lo utilizzo magari per quando lavo le lenzuola, quando lavo i copriletti, quando ho lavato le tende, ho utilizzato lui, infatti è finito per lavare le tende. Lo utilizzo quando voglio che persista sui capi il profumo, e io mi sono sempre trovata benissimo. Oltretutto avevo registrato proprio un video relativo a una mia recensione approfondita, perché mi ero presa anche dei begli appunti sul kit dei 10 profumatori, magari ve lo metto qua sopra o ve lo lascio nell'info box, e lui è il profumatore. Infatti per ora no, perché ho detto che non voglio comprare niente, ma quando potrò sicuramente farò un piccolo acquisto. Altro profumo biancheria che ho terminato, e anche questo mi piace molto. Certo, fra i due, se dovessi dirvi qual è il mio preferito, indubbiamente giornata di sole, ma questo non è da meno. Sto parlando della linea I Concentrati di Chantecler. In particolar modo questo è la profumazione al muschio bianco. Profumo biancheria intenso e persistente. Questo qua è favoloso. Questo qua è... A differenza dell'altro, l'altro non saprei dirvi precisamente le note di base, magari se le trovo ve le faccio apparire. Questo qua è proprio odore di muschio, buonissimo, 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 persistente anche lui. Indubbiamente questo qua è più facile da reperire, perché ormai si trova ovunque, mentre l'altro potete acquistarlo online. Questo qua sono 220 ml di prodotto e ne ho ancora uno che ho iniziato, che non è molto, nell'angolo lavanderia. Fantastico, mi trovo benissimo. Ci sono altre profumazioni di questa linea, ma non le ho testate. Fatemi sapere magari voi se le avete provate, ditemi un pochettino cosa ne pensate. Rimanendo sempre in casa Chantecler, ho terminato per me un prodotto che è una certezza da ormai 1 annetto, se mi seguite lo sapete. Lo sgrassatore con candeggina, questo qui, che io utilizzo per il bagno. Igienizza, smacchia, deodora, pulito sicuro. L'ho utilizzato anche un paio di volte per smacchiare qualche capo bianco, ovviamente, che non riuscivo a far tornare bianco, e ha fatto il suo. Questo prodotto qua io lo acquisto solo ed esclusivamente quando lo trovo in offerta. Piuttosto mi arrangio con quello che ho in casa, ma è difficile perché cerco sempre quando posso di acchiappare l'offerta e via. Adesso lo sto utilizzando un po' meno, ma perché sto provando altri prodotti per la pulizia del bagno. Quindi questo qua con la candeggina lo utilizzo per la passata un pochettino più strong. Gli altri, che non hanno candeggina ma sono comunque dei prodotti comunque efficaci, li utilizzo per le pulizie magari quotidiane o un pochettino più veloci. Però questo qua è il mio preferito. Prezzo buono quando va in offerta, tra l'euro e 30, l'euro e 50, ecco, non oltre.
si trova volendo anche a meno, quindi l'€30, appena lo vedo un €30 almeno ne acchiappo due, infatti fuori ne ho forse due ancora di scorta, comunque vabbè, roba per pulire il bagno ne ho. Sempre Chantecler ma della linea Vert. Questi prodotti qua, uno l'ho acquistato per i fatti miei, l'altro ho collaborato con su Instagram con Vert, appunto con la linea Vert di Chantecler. Sto parlando di questi ammorbidenti qua, questi sono ammorbidenti concentrati, in particolar modo eucalipto e fresia a profumo a lunga durata. E questo invece è l'ammorbidente per bebè, dolce talco, extra morbidezza sui tessuti. Allora, entrambi sono appunto degli ecodetergenti, 100% di attivi di origine vegetale, ipoallergenico e testato contro i metalli pesanti che possono causare più problemi alla pelle. Sono favolosi entrambi. Allora, questo qua io non ho bebè, non ho bambini, però l'ho preso proprio perché mi piaceva l'odore del talco ed effettivamente è un odore estremamente delicato, ma è veramente una coccola, è stata una coccola questo ammorbidente, mi piace definirlo così. Mentre per quanto riguarda questo qua, abbinato al suo ecodetergente per la lavatrice, fantastico, mi è piaciuto tanto. Questo qua, ora io l'odore della fresia non ce l'ho presente, però è veramente, si sente tanto la nota fresca dell'eucalipto. Se siete quindi alla ricerca di ecodetergenti da provare, questi qua mi sento di consigliarveli, al di là del fatto che di aver collaborato col brand, sapete che io se mi trovo bene con un prodotto ve ne parlo in maniera positiva, ci mancherebbe. Ultimi due prodotti. Allora, il primo è un prodotto che ho finito e ho veramente prodotti per la pulizia dei vetri da qua alla prossima vita. E io non lo so, poi odio pulire i vetri, è proprio una cosa che mi dà repulsione. Ho terminato il Chief Vetri con ammoniaca, vetri e superfici brillanti, pulito splendente senza aloni. Allora, lo adoro per quanto riguarda la pulizia degli specchi, dei vetri più per la parte interna, la parte esterna. Ho l'odio per la pulizia dei vetri delle finestre, tant'è vero che proprio nei giorni in cui dico ok, pulisco le finestre perché o sono sporche a un tal punto che mi danno proprio fastidio, oppure sono nervosa, questo per rendervi l'idea. Però è un prodotto appunto, è finito, mi è durato un'eternità. Questo qua non è male, mi dà noia l'odore di ammoniaca, se devo dirvela tutta, però appunto è finito, quindi ciao, basta, non ti compro più, anche perché, come dicevo, ho un sacco di prodotti per i vetri. Questo qua mi spiace un sacco averlo terminato, perché è un prodotto col quale mi sono trovata non bene, benissimo. Ne avevo sentito parlare dalla mia amica Giulia, che vi cito spesso, Yes You Candigina, ed è questo qua. Ed è questo qua, il pronto legno, pulisce delicatamente le superfici in legno alla profumazione all'aloe vera, senza aloni, senza residui. Allora, io questo qui l'ho utilizzato prevalentemente per la pulizia settimanale, ecco, dei mobili. È delicatissimo, lo spruzzavo un po' sul pannetto in microfibra e via. Considerate che io la polvere la tolgo con lo Swiffer magari non tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, quindi non ho mai quegli strati grossi di polvere. Quando capita, tolgo prima la polvere, il più grosso, con quello e poi vado di questi prodotti qua, perché sennò vi rimane tutto nello straccetto e ciao, cioè non finite più di pulire. Quindi questo qua mi è piaciuto tanto, 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 tanto. In realtà ho un sacco di prodotti per la polvere da terminare, quindi sicuramente quando avrò terminato un po' di prodotti, tra l'altro siamo anche in palette con lo spruzzino, lo acquisterò di nuovo. Questo qua, tra l'altro, ve ne avevo parlato un po' nelle riscoperte dei prodotti che ho trovato all'interno del mio ripostiglio e mi è piaciuto tanto, 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 quindi mi andava di parlarvene. Dimenticavo, ho anche terminato queste qua della Lysoform, che sono le salviette detergenti igienizzanti profumazione Ocean. Io non mi ricordo se queste qua ve le avevo già recensite, non me lo ricordo. Potere sgrassante, rimuovono polvere, germi e allergeni. Sono 30 salviette. Io questi prodotti qua sono quei prodotti che tengo in casa perché possono essere comodi per un sacco di cose. Esempio, per pulire la parte esterna della valigia,
per pulire le ruote della valigia, per pulire esternamente, dare una passata veloce al bidone della spazzatura, per dare una passata rapidissima, ad esempio io lo uso anche sul mobile esterno che ho sul balcone, magari nelle giornate in cui piove ed è ridotto per uno schifo, comunque per dare ogni tanto un'igienizzata. Lo utilizzo per pulire il cesto in plastica, perché il mio è in plastica, della biancheria. Quindi lo utilizzo per questi scopi qua. Non mi piacciono per la pulizia dei sanitari o comunque delle superfici perché, non lo so, mi dà l'idea che faccio prima a pulire a mio modo con i classici prodotti. In realtà queste qua, rispetto ad altre che ho provato, sono meno intrinse di prodotto. Le altre, ad esempio quelle della Napisan, sono super piene di prodotto. Questo qua è il giusto. Però ecco, non mi fa impazzire l'idea di passare questa qua in bagno. Ci si mette 5 minuti a dare una passata veloce al bagno, quindi per perdermi in tempo con questa, e comunque una non basterebbe, ce ne vogliono quantomeno almeno 3, capite che il gioco non ne vale neanche la candela. Quindi è un prodotto che ho terminato, tengo in casa, ad esempio adesso quelle di Napisan e non utilizzo, però non era male. Queste qua le ho acquistate forse in offerta da Risparmio Casa, ma sono finite. Questo è quanto per quanto riguarda i miei terminati detersivi di questo periodo. Fatemi sapere se c'è qualcosina che avete provato che anche voi vi è piaciuto, vi siete trovate bene, o magari voi no, con quel prodotto vi siete trovate male. Datemi comunque un vostro feedback. Io spero di esservi stata utile. Ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Ciao!